Prima di iniziare la puntata volevo salutare e ringraziare un mio iscritto che sta seguendo tutta la serie di Need for Speed che gli sta piacendo davvero tanto. Ti ringrazio, Giovanni Di Marzio per, i suggerimenti e per seguire la mia serie. Ragazzi, bentornati su NFS. Siamo qui con la nostra nuova macchina e ragazzi, io voglio far iniziare una specie di sfida, ragazzuoli. Stavo guardando qui e da questa puntata inizierà il Road to Lamborghini Huracan, perché potrei prendere anche la Aventador, ma la Huracan è magia, mi piace troppo. 178.500 per la Huracan. Volevo, oddio, anche la F40 è carina, però la Huracan secondo me spacca culi, prenderà il posto della Skyline appena arriveremo a una cifra abbastanza buona. Adesso, oggi useremo la Corolla che ho abbassato a 250-240 cavalli, così che possiamo fare quella sfida. Intanto che fa il caricamento mi soffio il naso, ci vediamo quando finisce il caricamento. Eccoci qui. Allora, io propongo di andare a fare direttamente la gara quella. No, a me piace un casino, poi io non so voi. Dicevo, io porca troia, mi sto già rincoglionendo quei tasti, scusate, ma. Ok, infatti andiamo subito a fare questa, ragazzi, ci vado guidando, a parte che qua dietro, ma almeno così vedo un po'. Molto molto più lenta rispetto alla Skyline, però questa dritta si può fare. Infatti già si nota. Adesso non ha fatto proprio un ottimo drift, però vabbè, fa niente. La proveremo a tempo debito per il drift. Adesso guidiamo e arriviamo fino là. Mi sembra malvagia per ora. Poi faccio un giro. Oh, lag mostruoso. Lag più che altro qui sono di connessione, però è così, non ci posso fare un cazzo. Batti Magnus in un'auto con meno di 200 cavalli, 250 cavalli. Vediamo un po', ragazzi, cosa riusciamo a fare la nostra nuova Corolla. Vediamo se ci regalerà già gioie o no. 1 minuto e 47, 25 checkpoint, proviamoci ragazzi, così almeno testiamo un po' anche la nostra nuova bimba. Cos'è? Ah, sono il checkpoint, non lo so. Ah, è la canzone, ok, quello che fa tic, così la canzone. Comunque la Corolla, ragazzi, è una macchina che non ho mai portato in nessuna serie di macchine, anche perché forse non c'era proprio, cioè in pochissime serie, pochissimi videogiochi, questa macchina. Allora, mi sembra buona in tenuta, effettivamente sì, in tenuta è buona. Io ho sbagliato clamorosamente, non ho visto la mappa. Dai! Però è lenta, cazzo, sotto i 250 cavalli, eh. Qui si soffre. Qui si soffre. Attenzione, ragazzi, eh. Un chilometro alla fine, 30 secondi di tempo. Vediamo un po'. Oddio, volendo, pure la culo. Volendo ce la posso fare, eh. Macchina si mette in mezzo a un cazzo. 31, 32, aia, potrebbe essere la prima volta che perdiamo una gara. Tempo no, 5 secondi di anticipo, ce l'abbiamo fatta, abbiamo battuto Magnus Walker anche con una Corolla da 240 cavalli, quindi ragazzi voglio le medaglie ora. Ah, c'è il bonus a tempo, buono. Quindi dici niente, Spike? Ma
Ah no, credo ci fosse qualcuno in macchina con me, in realtà giustamente la Corolla al volante destra. Non mi dire che ce n'è un'altra, perché vedo che non dice nulla. Ma no, invece no, non ce n'è un'altra, però proprio non dice niente. Cos'è? Pronti partenza a derapare. Allora, dato che è un treno di derapata, ragazzi, andiamo un attimo al garage, rimetto le modifiche che avevo prima e poi andiamo a fare il drift, così almeno vediamo un po' anche la potenza del motore modificato, ovviamente. Eccolo qua. Dicevo, sapete cosa mi sono pentito? Dovevo comprare, mannaggia a me, la BMW. Perché non ho preso la BMW? Cioè, io ancora adesso ci sto pensando, ma quanto sono stato stupido, qui non avevo comprato nulla. Perché non ho preso la BMW? Per il drifting la BMW andava da Dio, cioè, e non l'ho presa, sono un pirla. Poi vabbè, io sono quasi sicuro, almeno in teoria, la Corolla nei drift dovrebbe andare da Dio. Però, sapete, pur sempre un gioco, non è la vita reale, quindi non si può mai sapere. La BMW, cazzo, la M330 ovviamente, sarebbe stata ancora meglio. Non so perché non l'ho presa, proprio non mi è passato per la testa, cioè ci ho pensato dopo. Quando ho preso la Corolla ho detto cazzo la BMW, cioè proprio nel mio cervello è passata l'idea della BMW, però dopo, cioè tipo ho fatto no, e quindi vabbè, sti cazzi, è andata così. Ok, abbiamo un treno di derapate, giusto? Sì, scusate, non direttamente da, non mi dire che. Ci vado con la macchina così almeno me la testo un po', ragazzi. Allora, c'è un piccolo problema con questa macchina, che non derapa nella stessa maniera della. Vedi, se non ti metti di mezzo al cazzo. Vedete, scura. Vedi, se io faccio così con la levetta, la macchina lì se ne va. Perché derapa così male? Oh, adesso sì. C'è un pezzo di una macchina. Ok, dammi. Cioè, ridammi, volevo dire, dammi il mio ricambio. Ah, ok, aspettate, faccio un giro. Grande, sono uscito dal coso. Continua a vibrarmi il joystick. Chiedetemi perché. Siamo in due. Ormai sono in due, di solito erano di più. Allora, dobbiamo stare vicino a lei. 25.000 punteggio. Ok, per ora se l'è cavata bene, eh. Vediamo un po' nelle prossime. Ma per ora stammi dietro, Tusa. Cazzo, mi stava venendo addosso. Wow, Shura. Aia, cazzo, ho perso il controllo, si perde facilmente il controllo. Ehi, oppa, attenzione. Aia. Dai, però smettila e vieni addosso, cazzo. Però se la cava, se la cava. Bisogna un attimo capire come tenerla, ma se la cava. Dai, Shura, Numa. Guardate che bella curvetta che c'è lì davanti. No! No, no, non ci credo. Non ci credo, raga!
Sì, ma non rallentare, vai, questa macchina già è lenta di suo. Ok, 25.000. No, beh, se la cava ragazzi, avete visto. Se la cava molto. Bisogna saperla tenere. Minchia, prima ho fatto un errore, cazzo, era una bellissima merda adesso ho fatto. Era una bellissima derapata, ma sono andato troppo lungo. Da principiante. Poi vabbè, voi sapete che io quei drift non sono mai andato bene. Però cazzo se dritta, raga. Cazzo se dritta, mi piace. Vai, arriviamo prima di lei, prima di lei. Bella, mi piace, mi piace, mi piace. Formazione ad ala, fianco a fianco. Sì, insomma, più o meno. Diciamo che, treni, che lei andava molto più larga rispetto a me. Non so perché. Oh, dai che mettiamo un po' di livello, mi piace così. Dica Roby. Aspettate che lì c'è una sfida della parte. Voglio provarla. Cioè, guardate. No, vabbè, ci sta, raga. Ci sta, ci sta. È stata una bella scelta per le derapate. Adesso tranquilli, arriverà la... Io comunque, scusate se cambio frasi così a random, però io comunque la terrei così, come motore. Perché poi ho paura che con troppa potenza faccia la fine della... Minchia, perché mi rincoglionisco i tasti? Ah, ok, il percorso... Ah, adesso stavo pensando. E la polizia? Usiamo la skyline con la polizia, dai, usiamo la skyline con la polizia. Questa la teniamo solo per il drifting, che va da Dio. Andiamo a prendere la skyline, facciamo il percorso con il nostro amico Outlower. E bene ragazzi, comunque dicevo, la terrei con questo motore, con questi settaggi, perché ho paura che poi, aumentando troppo il motore, faccia la fine della Subaru BRZ, che vada troppo su di giri, che... quindi preferisco tenermela così. Comunque, Rossi 4693, grande Rossi. Rossi certo. Ok, esci dal garage, usiamo la skyline d'ora in poi per gli inseguimenti, così almeno ci disseminiamo proprio in un attimo. Comunque ragazzi, la Huracan modificata al massimo, ho visto su internet che raggiunge i 385 mi pare chilometri orari. Una bestia. Poi vabbè, c'era la F40 che raggiungeva i 399 chilometri orari. E poi ho visto tipo un video dei top 5 auto più veloci di Need for Speed. Al primo posto c'è la Viper. La Viper, cioè, perché? Non lo so. La Huracan era al quarto posto. Al terzo c'era la McLaren 470, mi pare, adesso non mi ricordo il nome, ma mi fa schifo ragazzi, scusatemi, ma quella McLaren lì mi fa cagare. È proprio, cioè, se me la regalassero la rivenderei per comprarmi qualcos'altro, perché non mi piace proprio. Dietro con quelle luci così sembra boh, non so, va, lasciamo perdere. La macchina lì proprio non mi piace per un cazzo. Allora, andiamo a fare questa. Quanto dista? 7 km. La facciamo là. Dica. Oh, mi fa sempre ridere. Ma se avrò tipo 100 anni. Dai, è difficile sentire la tua bella voce con l'acqua in sottofondo. Ti uccido, ma... Parli del diavolo? Sapete, non mi avete mai spiegato perché eravate in bagno insieme mentre Spike si faceva la doccia e cantava niente meno che la canzone di Frozen. Oh, non sono quel tipo di ragazza. E su questa vi lascio. Dopo falliti, Rob, ti chiamo per confermare. Certo.
curva. Così cantiamo Frozen, cioè mettiamo le lingue, non ho capito sta cosa. Mica ragazzi, però guardate la skyline. Lo sgara di un millimetro in curva. Ad alte velocità, dico, lo sgara di un millimetro in curva. È veloce, bella, perché cioè fare il mio massimo delle 25. Oh, che liscione. Non capisco perché mi ha fatto passare fuori dall'autostrada lì quando ho potuto continuare sull'autostrada. Cazzo, curva, non carica. È tutto buio, minchia. Però vedete, quando provi a fare le derapate con questa, 80% dei casi ti ritrovi contro un muro, alta velocità. Perché, boh, c'è qualcosa che non quadra. E io faccio la derapata, poi quando mi raddrizzo la macchina, vedete, fa fatica a rispondere proprio. C'è una foto qua. Lo spalto che mi devo mettere tipo così, invece no, manco per il cazzo, cioè si vede tipo un pezzo di macchina lì, vabbè, fa niente. Che bomber, una challenger può essere. Mi stupisco che non hanno ancora fatto uscire DLC, poi magari li hanno fatti uscire, io non me ne sono accorto, mi è venuto addosso lui, non mi ha seguito, strano. Mi sento la polizia quando ti viene addosso, ti segue. Alla grande in galera. Dai, andiamo, va Ciccio. Devo arrivare primo. Con la polizia dietro. Sai che auto ha? Beh, dov'è il tizio? Ah, là davanti. Bastardo, parte di avanti. Cazzo, se la viaggia, attenzione. E dove andare? Cosa c'ha? Un'americana? Un'americana? Wow! Vabbè, così ne approfitto per vedere che auto hai. Ah no, la Datsun! Bella! Bella bella! Ma cazzo, non l'avevo vista sta macchina! Però nei drifting... meglio la Corolla, però. Fidatevi che... Cazzo! Me ne intendo di macchine più o meno, non tantissimo, però insomma diciamo che me ne intendo anch'io, non è che sono un ignorante in macchine. E la Corolla, fidatevi che nei drifting, cazzo, avete mai visto come si chiamava? Initial D, mi pare, Initial, minchia, non riesco più a parlare in inglese ultimamente. Comunque, avete mai visto Initial D? È una manga con protagonista uno che guida appunto la... cazzo, cosa c'è qua? Oh, madonna, è un solo premuto poco. Comunque come protagonista uno che guida appunto la Corolla Sprinter Trueno in giro per le... vabbè, passa di qua. In giro per Tokyo, in Tughetto. Adesso non mi ricordo come si chiama il monte dove si fanno i tughe, madonna santa. Tra l'altro sono bellissimi, cioè se voi cercate su internet i tughe così, vedete questi pazzi, perché sono pazzi, che vanno in giro a fanno le gare nere su per i monti, ma con anche il traffico, cioè a loro non gliene frega un cazzo. Ah, credo mi rompesse il cazzo perché mi sta seguendo tutto il distretto degli Stati Uniti da lì. Vedete, sta macchina qui nel drifting, troppo pesante. Cazzo, che bella gara che stiamo facendo. La polizia ci fa una sega proprio. Accosta dai zio. Cioè, ragazzi,
Siamo troppo bravi su sto gioco. Abbiamo iniziato male. Abbiamo iniziato con un paio di sconfitte. Però, boh, stiamo andando alla grande, ne stiamo perdendo una. Cioè, una roba allucinante. A posto, zio, ho fatto anche questa. Oh, c'è un pezzo di macchina. No, mamma che liscio! L'avevo visto sulla mappa, ma l'ho visto tardi. Ah, non mi dici niente. Vabbè. No, la gincana, no, aspetta. Ma questo è strano che non... Vabbè, mi chiamerà. O mi invierà un messaggio come al solito. Beh, comunque la Corolla è anche in molti film dedicati proprio a Touge Drift, così la Corolla è ovunque con la macchina. Mi dispiace, io la volevo con i fari che... Eccolo qua. Due cuori e un Touge. Ho capito, basta, è finito in bianco, cioè ho capito, non è che sono cretino. La volevo quei fari che si alzavano e abbassavano, ma il problema è che, minchia, se tenevo quei fari lì c'erano i paraurti che facevano schifo. Le minigonne pure, allora ho fatto direttamente il kit carrozzeria, però c'era solo con i fari così. Però vabbè, fa niente, mi piace lo stesso. Eccoci qua. Mamma mia, guardatela. Io già la amo, poi io... Ognuno ha i suoi gusti. Due cuori e un Touge, ok, pessima battuta. Raggiungimi, aspetta un Touge con gli sbirri, vediamoli. Ok, corre il Touge, oh figo. Quindi dovremmo usare per forza la... Punteggio traguardo della gincana. Ci andiamo con la Corolla e però ci vediamo nella prossima puntata, ragazzi. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima puntata faremo una gincana, che sapete che a me stanno sul cazzo, quindi la prossima puntata inizierà con uno sclero assicurato. Poi magari non torno. Vabbè. Ci vediamo alla prossima puntata, spero che il video vi sia piaciuto. Bene.